Buongiorno e ben ritrovati. Allora, oggi vi presento un basso che ho preso da poco che mi ha stupito per le sue qualità, un Soller Sivak, strumento molto molto bello, curatissimo, legni molto belli, eccezionale. E poi madreperla, curatissimo, una selezione di legni eccezionali veramente. E poi quello che mi ha stupito in maniera positiva è stato proprio il fatto che è leggerissimo, 3 kg e 600 grammi, un 5 corde, monta elettronica Mike Bob, che conoscete senz'altro tutti, che mi permette veramente di avere tutti i suoni anche possibili, e poi comunque anche esaltando in maniera esasperata sui toni, sui bassi, qui col cambio dei timbri. Non diventa mai ridicolo, piccolo oppure troppo confuso. Ha sempre una qualità, diciamo, di massimo livello. Allora, questo basso vi faccio sentire un po'. Basta, è attivo e passivo. Con push pull in passivo funziona il tono, come nei Fender Jazz. Poi il secondo, potenziometro è per la scelta del pickup. Ponte o manico, poi tutto il resto monta Nordstrand come pickup. È un prezzo anche abbordabile, perché questo qua è un modello che costa 2380 euro, e un basso di liuteria a questo livello, meno di 5000 euro, secondo me non si trova, per le mie esperienze. E vi faccio sentire un po' di timbri, giusto così darvi un'idea. Pickup al ponte. Il resto metto tutto flat, ecco fatto, tutto flat, ok. Un suono abbastanza nasale. Rimpiangere il Fender Jazz con questo suono qua. Spostando soltanto il pick up, usando quest'altro pick up al manico, cambia completamente la timbrica. Si basso molto presente, action bassissima. Usando, miscelando invece tutti e due, questo è il suono che si ottiene suonando sul pick up al manico. Spostando la mano, sembra un Fender Jazz moderno, chiaramente aumentando gli alti, il tono, e un po' di medi, volendo anche un po' di bassi. Selezionando i due pick up si ottiene un suono molto slap, diciamo. Se c'è qualcuno che lo vuol provare, glielo consiglio vivamente. Un basso eccezionale, manico drittissimo. Anzi, quando l'ho preso, ho detto: il manico è troppo dritto, non c'è nessuna concavità, quindi non è concavo e sicuramente friggeranno molti tasti. L'ho suonato e ho detto: questa è una magia, perché non frigge niente. E vi auguro buona musica. Un abbraccio a tutti gli amici bassisti e non. Da Francesco Gianfranco Prezioso, e a presto, ciao. Ah, mi raccomando, qui monta le corde Sansone. Io ho montato le corde Sansone, loro montano le da Dario, ma è la prima cosa che faccio, metto le corde che piacciono a me. Auguri e buona fortuna a tutti quanti, ciao.